Più che settembre andiamo, settembre è andato, verrebbe da dire. Le naiadi di Pescara sono avvolte nella sterpaglia e la soluzione dell'affidamento temporaneo a partire dal 1° settembre pare sfumata ad oggi 30 agosto. Il bando da 39 milioni di euro pubblicato dalla Regione Abruzzo per la concessione ventennale che è andato deserto il 31 luglio scorso ora attende l'ultimo verdetto, quello del 18 settembre, termine prorogato per incentivare la possibile partecipazione delle imprese private. Sull'avviso in questione il Presidente del Consiglio Comunale di Pescara asserisce che è da rifare, sono troppe le garanzie fideiussorie e Antonelli rilancia una proposta accantonata che avrebbe potuto rappresentare una soluzione. Trasferire la proprietà al Comune di Pescara per una gestione pubblica, dopo i fallimenti di decine di gestioni private delle Naiadi. Questa cosa non è avvenuta perché è evidente che la cessione di un bene presuppone l'incrocio di due volontà, di chi vuole acquisire ma anche e soprattutto di chi vuole cedere. Adesso si tratta di cambiare registro dal mio punto di vista, abbiamo già perso una straordinaria occasione che era quella di poter riqualificare con i fondi del PNRR, quindi senza costi per la comunità pescarese neppure per quella abruzzese, le Naiadi. Non è andata così perché purtroppo il bando è un bando a cui non abbiamo potuto partecipare non essendo il comune proprietario della struttura e non avendo potuto partecipare neppure la regione perché il bando non prevedeva la possibilità per le regioni, perché siamo di fronte a un'evidente anomalia, cioè di una regione che è un ente che deve legiferare proprietario di una struttura sportiva. Questa anomalia va eliminata. Le Naiadi chiuse sono un fatto inaccettabile per Pescara, per i pescaresi, per l'intera regione. È una struttura di rilevanza nazionale che ha fatto la storia delle discipline natatorie, acquatiche del nostro paese. Francamente, tenerle chiuse fa male veramente al cuore e quindi va rilanciata questa iniziativa da parte del Consiglio Comunale. Ho detto che entro settembre comunque ci sarà un'iniziativa formale da parte dell'ente. Perché porteremo in Consiglio Comunale un atto con cui chiederemo ufficialmente alla Regione di cedere le Naiadi al Comune di Pescara. Le condizioni le andremo a valutare, è evidente che soldi non ce ne sono per tutti, io comprendo le preoccupazioni del sindaco, ma ci sono anche situazioni in cui occorre lanciare il cuore oltre l'ostacolo e questa è una di quelle.